anche nei bicchieri perché non trovi le tasse. Campari, questo qua, sì. Ai frutti di bosco. Qua accanto a me ho il dottor Daniel Mosconi. Buon pomeriggio. Che onore averla qua. Io sono sempre molto. In realtà vi devo spiegare la verità, insomma. È da un po' che dicevo a lui, dai che facciamo un video assieme, e poi alla fine tanti saluti, quando mai non riuscivamo mai a trovare il tempo. Oggi, nonostante sia una giornata così molto innevata, hai fatto quasi fatica a salire. Certo, sei però siamo riusciti dopo quasi un anno di... Sì, non è vera. Cioè, era un anno che io dicevo a lui, dai che in qualche modo dovremmo fare questa registrazione, è passato appunto un anno. Allora lui, niente, ci siamo diplomati assieme, sempre in classe assieme, a parte, vabbè, insomma un anno di quarta, ma così, è un mio grande amico e sei molto bravo in cucina. Tu, chiaramente lui ha fatto anche lui, insomma la scuola, lui ha fatto la scuola alberghiera, lui ha proseguito appunto con il quarto anno in cucina e ha fatto anche delle esperienze, insomma, in giro e dopo ha lavorato in un ristorante, in un hotel in verità, che utilizza anche, insomma, realizza dei piatti senza glutine. Senza glutine, certificato, e quindi oggi propongo una ricetta senza glutine, poi adatta anche a tutti, perché si tratta appunto di una torta di grano saraceno con confettura di mirtillo rosso o ribes anche. Sì, adesso, esatto, è una torta che si abbina anche con una confettura ad esempio di lamponi, volendo, lamponi, no? Sempre prodotti comunque del nostro territorio, diciamo, una torta tradizionale, e quindi va bene per tutti e anche per le persone celiache o intolleranti al glutine. Ti faccio questa domanda perché sono convinto che qualcuno me la farà. Si potrà sostituire, visto che utilizziamo la farina di riso, anche con quella di frumento classica? Con quella classico? Di frumento classica, sì, farina 000. Ne mettiamo magari un po' meno? Un po' meno, sì, perché comunque... Quindi visto che ne abbiamo, aspettate che io... Non, pesa di qua, più. Perché questa qua è una sua ricetta e quindi me l'ha portata proprio quando lui è arrivato anche, quindi non la so così bene. Certo. Come si dice da noi, a menadito. Invece che 150 di farina... di riso facciamo un 130. Perfetto, va bene, allora cominciamo già a realizzare questo dolcino fantastico e buonissimo, perfetto per la colazione anche. Prima però ti ammorbidisco il burro. Perfetto. Io vado di pizzico di sale. Perfetto. Tu invece di zucchero? Sì. Ne mettiamo sempre, come faccio di solito, due terzi per la parte, visto che una parte di burro veramente montata con i tuorli. Un terzo. E invece l'altra parte con l'albume, che così appunto abbiamo un albume morbido e cremoso e si amalgamerà molto meglio all'impasto in generale. Sì. Quindi, solita regola. Montiamo, media velocità, medio alta. Composto chiaro, composto chiaro e spumoso, sì, il burro diventerà anche bianco, di colore bianco. La presa sempre a me. Allora, mentre il composto sta montando, quindi bello bianco è montato, e spumoso, iniziamo con le uova. Uova importante, temperatura. A temperatura ambiente, perché sennò non si montano così bene. Ma soprattutto il composto poi del burro, notate che comincia a stracciarsi, quindi trovate questi grumi fastidiosi che poi magari una volta che amalgamate la farina, insomma, al composto, magari questo composto risulta più omogeneo, però se possiamo evitare, meglio, no? Certo. Anzi, in realtà, diciamolo, che le uova andrebbero conservate a temperatura ambiente. Sì, è vero. Uno alla volta. Nocciole, nel frattempo, gli diamo una bella frullatina affinché appunto risulti una farina abbastanza fine. Esatto. Un consiglio: per non farle surriscaldare durante questo processo, mettetele prima in congelatore. Buon. Olio. Aggiungiamo l'olio a filo. Ma che danno. Oh, no. Aspetta.
No, no, adesso recupero tutto, recupero, raga. Raga! Un macello. Quindi amalgami comunque con la planetaria anche sì, questo l'ultimo processo da fare con la planetaria. Okay. Quindi albumi adesso, quindi temperatura ambiente anche questo. Sì, con un terzo di zucchero. Via. Allora, farina di riso, farina di grano saraceno, possibilmente sottile, vero? Sì. Grana sottile, si trova molto facilmente. Bustina di lievito. Mescoliamo bene e cominciamo a incorporarla al composto. Amalgamiamo sempre dal basso verso l'alto. Allora, spiegami una cosa, però mi sembra assurdo quasi setacciare la farina di grano saraceno. Perché? Allora, setacciare la farina serve per dare aria alla farina e quindi che venga così amalgamata meglio nell'impasto. Però quello che resta comunque nel colino del grano saraceno, perché comunque ha delle parti grosse che non passano dalla maglia del setaccio, vanno comunque versate e non tolte, perché la parte anche fondamentale, la parte rustica del grano saraceno. Quindi facciamo così col colino e comunque la farina è stata setacciata. Okay. Sono le parti appunto più grosse che... Sì, che dopo tu comunque giustamente le vuoi mantenere. Aggiungere, sì, perché danno la caratteristica alla torta, sì. Ok. Tortiera, carta da forno, prima un po' di burro attorno. Sì. E poi la carta forno, scusa, mi chiedo scusa. Qui bisogna... bisogna far vedere tutto bene. Sì, Allora... questa qua è una tortiera da 26, mi dicevi che 25, va bene anche quella 25, 26 24. Centimetri, sì, va bene. Ok, 25, 24. Ma 24, 26, ma sai che la precisione la qua, precisione, sì. No, va bene, dai, allora 26 centimetri nel nostro caso, anche quella da 24 andrà comunque bene. E anche da 25, visto che è la misura centrale. Ma esiste la 25? Sì, mai... esiste, sì, sì. Ok. Vabbè, insomma, cottura in forno. Forno statico a 175 gradi per 35 minuti. Poi facciamo comunque la prova a stecchino, la classica prova a stecchino, per verificare la cottura. Guardate che meraviglia, però, questi albumi così che hanno dato molta più aria anche al composto. Al composto, sì. Esatto. E ricordiamo sempre che, nonostante ci sia comunque dentro il lievito, dobbiamo cercare di, visto che è una torta montata, di non smontare il composto. Quindi al massimo la scuotete leggermente per avere una superficie liscia, oppure comunque con un cucchiaio. Se no queste bolle d'aria vi dicono ciao ciao, alla prossima, saludos, così, via. Prego. Ok, la torta è pronta e adesso la copriamo con un canovaccio per mantenere l'umidità. E la lasciamo raffreddare a forno aperto. Ok, quindi comunque la metti dentro un po'. Sì. Perfetto, così. Lo lasciamo aperto, che così raffredda in modo omogeneo. Ok, sì, lentamente, che così non tende ad abbassarsi. Allora facciamo il segno e tagliamo. Quale onore mettere lo zucchero a velo su questa torta. Al tatto sembra molto morbida. E la cosa bella poi che tu hai apportato a questo dolce innanzitutto è che è adatto anche per i celiaci. Sì, esatto. E poi
ha meno burro rispetto che alla ricetta, che sì, la ricetta insomma tradizionale. Infatti viene utilizzato appunto sia burro che olio, proprio per non farla risultare così. Perché tante volte pesante. A me la torta al grano saraceno sì mi piace, però la ritengo veramente troppo burrosa, tante sì, volte è stomachevole. Burrosa, sì. Quindi mettendoci poi anche lo yogurt gli diamo un tono un pochino più leggero, diciamo. Sì. Quindi più perché saltare. No? Perché no, ragazzi? Perché no? Assolutamente. Poi adesso che si avvicina il Natale, visto che poi tra parentesi la prossima settimana cominciamo alla grande con le ricette natalizie, penso sì, che questa qua sia già un buon modo, un buon per inizio, cominciare sì, sì, questo periodo del Christmas. Mi raccomando, provate e del com'è che si dice Capodanno, Happy New Year. Insomma, avete capito, no? Dell'ultimo dell'anno, ragazzi, certo, cari, e dell'inverno in generale, del periodo invernale. Poi abbiamo una cosa però che ci siamo dimenticati, ragazzi, lo facciamo adesso. Vi diamo panna alla cannella, due secondi, mi è venuto in mente adesso. L'accompagnamento ideale. Grazie, caro Moschi. Grazie per gli amici, grazie Daniel per essere stato qua. Grazie anche a te, grazie a voi. Noi ci vediamo molto presto con una nuova ricetta appunto in tema natalizio, perché dalla prossima settimana col si parte. Vabbè, ciao ragazzi, tac tac per altri due video come sempre, se vuoi fare tu l'altro tac tac. Tac tac per iscriversi al channel, subscribe al canale, subscribe to the YouTube channel and blog. Sì, esattamente, c'è il collegamento per il blog che troverete, quindi la ricetta scritta, tutto e molto tutto più via vai, tutte le cose. Perfetto. Che ormai loro lo sanno a memoria, anche sto a menadito, mi stanno menadito. Non so come mai oggi la giornata è il menadito. Ciao ragazzi, ci vediamo presto. Stateci bene. Ciao, ciao. Adesso noi ci facciamo una bella fetta, prima foto e poi accompagnamento. Si magna.